Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi finalmente un nuovo top o flop, quindi video dei prodotti terminati, detersivi, prodotti per la casa che mi sono piaciuti e quindi saranno dei top, oppure quelli che veramente non voglio più vederli nemmeno in cartolina e saranno ovviamente dei flop. Quindi oggi vediamo un po' questi detersivi, ragazzi, ne ho accumulati abbastanza in questo ultimo periodo, poi di feste, quindi c'è stato anche più da pulire. Comunque, come sempre, lo sapete, se già mi seguite da tempo, ho due mallopponi belli 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 pieni. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi, qualora ancora non foste iscritti, qui sotto nel mio bottoncino rosso dove c'è scritto iscriviti. Attivare anche la campanella per non perdere i prossimi video che arriveranno, così YouTube vi manderà una notifica ogni qualvolta pubblicherò un video nuovo. Detto questo, voglio ringraziare sempre tutti i nuovi iscritti, ancora di più gli iscritti di sempre, e a questo punto lancio la sigla. Qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Prima di iniziare voglio augurarvi un buon anno. Questo è il primo video del 2022, quindi ci tenevo così in forma pubblica augurarvi, ecco, tutte le più belle cose che vi potrei augurare, ve le auguro a ciascuno di voi. Quindi ci tenevo a farlo, visto che poi in queste settimane non sono stata presente alla fine, perché mi sono dedicata alla mia famiglia, insomma, ai miei affetti. Quindi, detto questo, ora possiamo iniziare veramente. Allora, come di consueto, vi faccio vedere i due mallopponi che sono veramente mallopponi onioni. E sono questi due qua, ragazzi, lo sapete, sono sempre molto pieni in questo periodo, poi di feste, insomma, così c'è stato anche bisogno di pulire un po' di più, quindi però cercherò di essere velocissima. Partiamo subito col primo prodotto. Lo sapete che negli ultimi video che ho pubblicato vi avevo anticipato, insomma, che avevo acquistato dei detersivi da Aldi, perché mi piace comunque provare detersivi, prodotti in generale un po' di tutte le fasce di prezzo. Aldi ovviamente è un discount, quindi non c'ero mai stata, non li avevo mai provati. Alcuni li devo ancora iniziare, altri li sto ancora utilizzando, provando, e questo è uno di quelli che ho finito. Allora, cosa dirvi di questo ammorbidente? Ragazzi, la profumazione non è stata male. Allora, io ovviamente in negozio non mi sono messa ad annusare ho preso un po' random, perché insomma, ora con la mascherina mettersi lì e tirarla giù a volte la gente guarda male, quindi ho preso un po' così in base all'istinto. E la profumazione in effetti mi è piaciuta, però ragazzi, rapportandolo ad altri ammorbidenti che si trovano nei negozi così di discount, secondo me questo non mi è piaciuto, non ha ammorbidito, si è sentito nel bucato a lavaggio finito, ovviamente si perde in asciugatrice, quindi non si sente più niente. Abbastanza liquido, però lo sapete che io non boccio solo perché un prodotto è liquido, perché a volte ho provato, se avete già visto i miei video, ho promosso degli ammorbidenti comunque molto liquidi, perché comunque il loro profumo si sentiva addirittura anche dopo l'asciugatura in asciugatrice. Questo è un flop, non mi è piaciuto. Poi ammoniaca, qui non sto a perdere tempo, lo sapete, ogni tanto ve la faccio vedere, di solito la utilizzo per sgrassare i pavimenti o per il bucato, quindi lo metto nel bucato, nel lavaggio del bucato, ecco.
Poi ho finito un altro di questi che già ve ne avevo parlato, questo era rimasto in scorta. Questo è un sapone per i piatti di Lidl, era un'edizione limitata. Questo nello specifico la profumazione è ai fiori d'arancio. Confermo quello che ho detto con le scorse profumazioni, che ottima la profumazione e sgrassa molto bene, quindi ce ne voleva poco. Si facevano abbastanza piatti con un po' di sapone, molto piacevole da utilizzare. Quindi questa linea qui l'ho promossa e la promuovo ancora. Ho finito questo Dash liquido, ragazzi, che lo preferisco in assoluto al Dash in polvere. Lo sapete che ho sempre un amore ed odio con la Dash. Sto provando anche altri detersivi liquidi della Dash. Questo nello specifico l'ho straamato e l'ho già acquistato un paio di volte. Profumazione ottima, ovviamente. Pulizia eccellente, questo è specifico per i capi bianchi, quindi lo utilizzo solo per questa tipologia di bucato e devo dire che di questo non posso più farne a meno. Anche se, piccola parentesi, vi ricordo sempre di non eccedere troppo con i detersivi liquidi. Io il detersivo liquido, ragazzi, non scendo mai sotto i 60 gradi. Quando uso il detersivo liquido, o 60 gradi o 90 gradi, ovviamente escludendo i capi delicati che insomma in quell'occasione lì non utilizzo queste temperature. Però nello specifico, ecco, i detersivi liquidi, mi raccomando, utilizzateli raramente a temperature basse. Poi ho finito un altro Scala profumo tessuti, questi li avete visti di varie profumazioni nei video scorsi. Questo nello specifico non mi è piaciuto. Vi ho parlato bene delle profumazioni scorse, quindi se vi interessa andateli a vedere. Questa è stata una profumazione, non è male, però non si sente per molto tempo. Gli altri, secondo me, erano un po' più persistenti nel tempo. Quindi, no, questa profumazione qui che è gocce di rugiada, no, non lo acquisterei più. Pagliette della Bravo, queste le vedete sempre, io con queste ci pulisco pentole, padelle, lavandino, piano gas, insomma, queste sono toppissime, tolgono quelle macchie scure da sotto le padelle, che spesso non viene via con la spugna, insomma, del sapone. Per lavare magari la friggitrice, insomma, ragazzi, mi trovo benissimo, quindi queste le compro e le ricompro ormai da anni. Allora, ho acquistato questa candela che praticamente la vedete lì dietro, presa da Tigotà, se non ricordo male, vaniglia e dolci spezie. Magica atmosfera, sì. Ragazzi, allora la candela è carina, è un bicchiere tutto decorato, non è male. Però, ragazzi, questa vaniglia e dolci spezie, io ancora sto aspettando di sentirle perché non si sente niente. Quindi, se voglio comprare una candela per avere una candela è un conto, ma se voglio prendere una candela profumata, no. Poi andiamo avanti. Amochina igienizzante pavimenti, questa l'avete già vista, mi piace, quindi ogni tanto la ricompro. V5 anticalcare della Lidl. No, ragazzi, questo non mi è piaciuto. Scomodo il packaging perché ha questo beccuccio che secondo me spreca tantissimo prodotto. In più, rispetto ad altri anticalcare, questo secondo me è molto blando. Può andare bene per un'azione giornaliera o comunque una o due volte alla settimana, non si forma quel calcare esagerato e quindi potrebbe andare bene. Se dobbiamo intervenire su una bella coltre di calcare, questo.
E acqua di casa mia. Ah no, quella era aria, va bene. Ok. Poi, pastiglie, diciamo, tabs anticalcare che sapete che metto sempre nei lavaggi della lavatrice, perché io ho l'acqua molto dura, quindi un po' per così addolcire, per potenziare il detersivo, ecco, le metto sempre. Questa volta ho voluto provare queste di Amacasa, perché di solito prendo quelle di Coop o di Conad, ma ero da Tigotai, quindi ho preso queste normali, ragazzi, sono pastiglie anticalcare. Poi voglio parlarvi benissimo di questi guanti per le pulizie, che io da ora in poi, ragazzi, acquisterò solo questi. Cioè, questi della Vileda, Comfort Extra, mani asciutte extra assorbenza. Allora, sappiamo che quando facciamo le pulizie per un po' di tempo e teniamo i guanti, le mani si bagnano, quindi l'interno del guanto si bagna. È una cosa che veramente mi dà letteralmente fastidio. Avendo provato un miliardo di guanti, alcuni li ho anche promossi, mi sono piaciuti, ma quando ho scoperto questi per la prima volta, così prendendoli per caso, me ne sono innamorata talmente tanto, per cui ho una scorta di guanti che finirò sicuramente, ma quando sarà finita quella scorta lì acquisterò solo questi, perché veramente, ragazzi, li posso tenere anche un paio d'ore, un'ora, così indicativamente, adesso non mi sono messa lì con l'orologio, però il tempo utile per fare le pulizie in tutta casa, ragazzi, le mani rimangono asciutte, quindi si sfilano molto bene proprio perché poi rimangono asciutte. È un piacevole utilizzarli, questi sono un toppissimo, neanche un top. Poi ho provato queste tabs della Svelto che qualcuno di voi mi aveva consigliato da provare. Ragazzi, cosa dirvi? Non è che non hanno fatto, però non mi hanno colpito. Secondo me queste sono buone se si hanno delle stoviglie non troppo grasse, non troppo sporche. Ragazzi, mi sto incartando. Io rimango fedele comunque alle Fairy, che secondo me sono le tabs, almeno fino a questo momento, le migliori sul mercato per quanto riguarda il detersivo della lavastoviglie. Non mi hanno colpito, ecco, hanno lavato, però non mi hanno colpito, quindi non le acquisterò più. Poi, Ace, aiuto! Questo lo sapete che lo metto sempre all'interno del bucato o anche per smacchiare molto spesso. Fabuloso, magnolia e lavanda, ragazze, questo è stato buono, molto buono la profumazione, devo dire che si sentiva anche abbastanza, si perde un po' con l'asciugatura in asciugatrice, si sente leggermente, però questo non è stato male. Questo, ragazzi, è il mio dispiacere perché l'ho finito. Sapete che tanto tempo fa vi ho parlato di questi prodotti della Method, vi lascio qui in alto un video specifico dove vi ho parlato di questa linea eco, green, bio, dove all'interno non ci sono schifezze, quindi per le amanti dei detersivi bio ecologici questa linea è il top, il toppissimo. Nello specifico questo detergente per i pavimenti al limone e ginger, molto piacevole da utilizzare, prima di tutto perché si può utilizzare in due modi: o diluito nel secchio, o meglio ancora direttamente spruzzato sul pavimento e poi passato con lo straccio. Ragazzi, la profumazione è una cosa, ma una cosa, non so cosa dirvi, più di idilliaco. Che cos'è che si può dire? Non lo so. Comunque, questo, ragazzi, è stato un prodotto toppissimo. L'ho utilizzato col contagocce perché mi dispiaceva finirlo, quindi toppissimo. Poi ho finito, forse l'ammorbidente, sì, l'ammorbidente, il balsamo ce l'ho ancora in doccia. Ho voluto provare insieme questo shampoo alla papaya riparatrice con annesso il suo balsamo, perché, ragazzi, lo sapete, ho fatto la decolorazione mesi fa, insomma i capelli si erano stressati parecchio.
però volevo farvelo vedere. Perché? Perché devo dire che in combo, insieme, topissimi per quanto riguarda il loro potere, quindi nutriente, riparante, mi ha stupito veramente. Sono stati due prodotti, proprio per capelli danneggiati, due prodotti che mi hanno veramente stupita. Purtroppo devo bocciarli, e devo proprio bocciarli, perché la loro profumazione, ragazzi, secondo il mio naso sa di formaggio marcio. Cioè, non so perché, addirittura l'ho fatta annusare a mia figlia, perché ho detto magari sono io che non sono affine a questa profumazione. Mia figlia non ha detto che è formaggio marcio, ma mi ha detto sì, mamma, hanno una profumazione molto strana. Quindi sentirmi questa profumazione sui capelli non mi è piaciuta. Quindi li devo bocciare assolutamente. Peccato, peccato, perché il loro potere così sul capello è stato veramente wow. L'ammorbidente, sì, l'ammorbidente, dai, il balsamo l'ho quasi finito, me ne manca poco, potevo farvelo anche vedere. Comunque è uguale a questa la confezione, quindi non li acquisterò comunque più. Poi un dash che ho finito, questo è la linea fresco pulito, pulizia profonda, fresco economico, magnolia e aloe vera. Ragazzi, questo, allora, la profumazione non è male, però a casa mia dopo il lavaggio non si sente niente, e quindi questa cosa mi piace poco, a differenza invece di quello blu che rimane sul bucato per giorni. Cioè questo qua, ragazzi, rimane, si sente anche quando vado a aprire il l'armadio della biancheria. Infatti questo, per dire, lo evito sugli strofinacci perché rimangono profumati, quindi questo qui mi piace utilizzarlo molto negli asciugamani e nelle lenzuola, in tutta quella biancheria, insomma, che mi piace che sia profumata. Questo lava, per lavare lava, però la profumazione, insomma, si perde un po', quindi ma non lo so se lo ricomprerei. Poi additivo igienizzante, questo lo vedete in ormai tutti i miei video, topissimo. Ho finito ammorbidente coccolino, questo ogni tanto, campanula selvatica e bergamotto, lo acquisto. Ragazzi, devo dire che li ho sempre promossi questi, ultimamente non mi stanno, non lo so, o hanno cambiato formulazione, ditemi voi giù nei commenti se avete qualche informazione a riguardo, perché non l'ho trovato persistente come me lo ricordavo. Non lo so, li ho sempre promossi, questa volta qui ho sentito un po' che nel bucato si sono persi, non si sentivano molto. Quindi fatemi sapere se anche per voi è così, o forse sono io che sono talmente assuefatta dai profumi che inizio, insomma, ad avere qualche vibrissa. No, aspetta, le vibrisse ce le hanno i gatti, va bene, comunque qualche cosa nel naso che mi fa perdere certe profumazioni. Quindi ottimo come ammorbidente, perché ammorbidisce molto bene, però la profumazione non lo so, quando l'avevo provato e l'avevo promosso l'anno scorso, forse anche di più, mi ricordo che mi era piaciuto veramente tanto, quindi non lo so. Poi, da risparmio casa, ogni tanto compro questi panni in PVA, ve ne ho parlato di questi panni nel video, se non ricordo male, delle spugne, degli stracci, ve lo lascio qui in alto se riesco a reperirlo. Quindi questi panni mi piacciono molto perché hanno un'assorbenza ottima, per intenderci sono quei panni che quando si asciugano diventano rigidi. A molti non piace questa cosa, per me che comunque bene o male lo tengo sempre sul lavandino, quindi è sempre umido perché sono sempre a strisciare qualcosa, non mi dà fastidio poi alla fine se qualche volta lo trovo irrigidito, basta metterlo sotto l'acqua e lui diventa di nuovo morbidissimo al tatto e assorbe benissimo. Mi piace quando devo asciugare per bene l'acciaio, vi faccio un esempio, perché asciuga veramente bene, non lascia striature, quindi ottimo. Poi ho voluto provare questo spuma di champagne a bucato delicato nero puro, sì, e anche questo, se non ricordo male, qualcuno di voi me l'aveva consigliato, e forse credo su Instagram, se non ricordo male, o comunque sotto qui nei commenti su YouTube, e sono andata a comprarne un paio, mamma mia, un po' sporco. Allora, cosa dirvi di questo?
detersivo per capi scuri. La profumazione ottima, buona, lava bene, sì. Lo sapete che io ancora non ho trovato il detersivo per i capi scuri della mia vita. Li sto provando di tutte le marche, di tutti i tipi, di tutti i prodotti, di tutti i laghi e di tutti i fiumi. Però, bene o male, secondo me sono tutti simili, ecco, sono tutti uguali, quindi per quanto riguarda insomma ancora i capi neri devo trovare la mia strada, però non è stato male, ecco, non mi ha colpito da dire ragazzi ho trovato il detersivo della mia vita, però per lavare lava e quindi quando lo posso trovare in offerta lo acquisto volentieri. Poi preziosi ammorbidente concentrato bouquet magnolia della Coop, ragazzi. Questo non mi è piaciuto, ne ho provati altri di questa linea, mi sono piaciuti. Questo nello specifico non mi è piaciuta la profumazione, quindi no, questo non lo ricomprerò. Detergente sempre di V5, quindi detergente per i piatti di Lidl, questo ragazzi lo boccio, è stato tremendo, tremendissimo, la schiuma quasi inesistente, potere sgrassante quasi inesistente. Io da un detergente per i piatti voglio che sgrassi veramente in profondità, quindi questo è un floppissimo. Tra l'altro credo che sia anche una linea, non so, sensitive, quindi non so se sulle mani fosse un po' più delicato, però ragazzi addirittura dice gel piatti concentrato, cioè un concentrato che ne devo mettere a litri. Vabbè, rimanendo sempre in tema Lidl, perché ragazzi purtroppo ho un rapporto pessimo con Lidl, nonostante continui mi ostini a provare prodotti, però. Allora, questo profumo ne avevo acquistati diversi, questo è un po' che ce l'ho lì ragazzi, questo l'avrò acquistato, non lo so, un anno fa. Mi sono ostinata fino adesso a tenerlo perché mi scocciava buttarlo via. Allora, questo è il Lash Kiss, perché ve lo faccio vedere, è a metà ragazzi, perché? Perché io fino adesso, siccome che la profumazione mi fa letteralmente rimettere, fino adesso l'ho utilizzato un po' così, da spruzzare nell'aria, giusto per utilizzarlo, però ragazzi ogni volta che lo spruzzo anche nell'aria, cioè è proprio da volta stomaco, ma non perché magari è troppo dolce, ma mi piace il profumo fresco, è troppo speziato e a me piace quello fruttato, no, fa proprio puzza, cioè fa proprio puzza. Quindi io l'altro giorno a metà boccetta ho detto ma perché devo continuare a respirare questa cosa che veramente mi fa star male, cioè arrivo con la nausea, è una cosa, cioè ragazzi è proprio puzza, non lo so. Adesso io non lo voglio spruzzare perché poi ho la nausea, insomma, mentre vi guardate, però cioè è una puzza tremenda, tremenda. Quindi il Luxury Last Kiss, questo lo boccio clamorosamente. Ne ho presi altri di questi e altri non sono stati male. Questo è tremendo, quindi lo butterò via così perché non basta. Cioè è un anno che ce l'ho lì, è impossibile, è impossibile da finire. Poi altra candela, questa è una candela, non so se riuscite a leggere, però perché è un po' annerita. Allora, Lumen, ragazzi, adesso non ho gli occhiali, ok, Lumen Home Fragrance Vapore Attivo, candela vegetale supplemento all'azione igienizzante, agli oli essenziali di foglie di eucalipto, menta, arvensis, può essere melaleuca, chiodi di garofano, è un'altra cosa che è scritto piccolo e non riesco a leggerlo. Presa da Coin, pagata 15 euro, quindi non è poco ragazzi, la boccio clamorosamente, strano perché Coin di solito fa prodotti che amo, che adoro, il suo potere igienizzante non so se se ci sia stato, però la profumazione è stata praticamente inesistente.
si sente ancora da qui, però poi accesa non si sente. Quindi se io devo spendere 15 euro in una candela che è profumata e che ha tutte queste belle cose dentro, le voglio sentire, se no me la metti a 50 centesimi, so che non mi devo aspettare niente e passa la paura. Gocce Clemente, profuma bucato, fresco blu. Allora ragazzi, questo da solo lo boccio, perché da solo l'ho provato e secondo me è molto blando, quindi per quello che costa voglio che lui da solo faccia quello che promette di fare. In combo con il detersivo e l'ammorbidente sempre di Clemente che avete visto nei video precedenti, ovviamente si sente, ma perché già c'è un connubio di tre prodotti insieme che hanno la stessa profumazione. Quindi questo da solo così non lo acquisterò più. Se devo acquistare, acquisto il detersivo e l'ammorbidente di Clemente, che da soli fanno una profumazione idilliaca, quindi andate a vedere i video precedenti, ve ne parlo veramente bene. Poi shampoo anti-schuppen. Balea DM, ragazzi, non l'ho utilizzato io questo shampoo, però mio marito e mia figlia mi hanno detto che nada de nada, quindi floppissimo. E qua il primo malloppone se n'è andato, ragazzi. Detergente Dexal lavatrice, quindi detergente liquido preso da Eurospin. Questo mi è piaciuto. Devo dire che ha lavato bene. Profumazione non è male, bella schiuma, mi piacciono quei detersivi che hanno quella bella schiuma, ottimo. Quindi come detersivo liquido, se non si vuole spendere tanto, devo dire che questo qui non è male. Poi spuma di champagne lavatrice. Ragazzi, questo non mi ha colpito, secondo me. Allora, la profumazione è ottima, mi piace il profumo di Marsiglia, però come potere lavante per un bucato non troppo sporco può andar bene. Si perde un po' la profumazione nel corso, sia quando vado a ritirare fuori il bucato non si sente tantissimo, e anche in asciugatrice si perde proprio, non lo so, dire proprio che è un floppissimo no, però non mi ha colpita, ecco. Questo invece ammorbidente, ragazzi, di spuma di champagne, mi è piaciuto tantissimo, forse questa è, la posso catalogare, la scoperta di questo periodo. Spuma di champagne ammorbidente, carezza d'argan, profumi da indossare, profuma lunga durata. Finalmente una confezione che attesta la verità. Ragazzi, questo ammorbidente è stato toppissimo. La profumazione ottima, è nelle mie corde, mi piace tantissimo, e sul bucato, ragazzi, si sente tantissimo, e tra l'altro rimane anche dopo l'asciugatura. È abbastanza liquido, devo dire che non è denso, però è ottimo, ottimo, ottimo. Questo lo posso ricomprare molto tranquillamente. Di questi adesso sto provando un'altra profumazione e non mi piace per niente. Poi la vedrete, perché ce l'ho in utilizzo adesso. Comunque, questo è topissimo. Fairy, ecco, queste ragazze sono le mie tabs per lavastoviglie della vita. Queste sono le Platinum Plus All in One, e queste, ragazzi, mi piacciono, quindi queste sono sempre una garanzia. Prodotto che boccio clamorosamente, che veramente, ragazzi, mi ha fatto, è questo detergente bagno mousse, 100% di ingredienti di origine naturale, senza profumi di sintesi, poi adesso vi dico, valori di nickel, cromo e cobalto inferiori allo 0,00004%. Questo è un detergente eco, vegan, certificato ICEA. Ragazzi, cosa dirvi di questo prodotto? È tremendo, l'ho trovato da Tigotà, se non ricordo male, è pagato abbastanza, perché comunque questi prodotti così ecologici si fanno intendere. La profumazione, allora, non so se avete mai dipinto, sa di diluente dei colori ad olio.
Quindi io mi chiedo come possa un prodotto eco, vegan, certificato ICEA senza profumi di sintesi avere una profumazione di questo genere, ragazzi, perché sembra di utilizzare un prodotto chimico. La profumazione per me è stata tremenda e devo dire che non ha sgrassato, quindi il suo potere lavante non c'è stato e quindi per quello che l'ho pagato e per le aspettative che ho avuto, visto che cerco comunque di volgermi a prodotti eco, bio, che possano in qualche modo, no, aiutare il nostro pianeta, però devono essere insomma piacevoli e devono pulire, ecco. Se non puliscono, a cosa li compro a fare? Ho finito questo detergente per i piatti, legno e cedro, ragazzi, è stato un topissimo. Di questa linea ve ne ho parlato, se recupero il video ve lo metto qui. È una linea che trovo nel mio super Conad, nel centro commerciale dove vado a fare la spesa. La profumazione di questo detergente per i piatti è una profumazione speziata, sembra di lavare i piatti con un profumo da uomo. Sapete che i profumi da uomo sono molto speziati. Mi è piaciuto tantissimo, ovviamente non è che stanca, quindi non è che poi si sente il piatto che profuma. Bellissima la schiuma, sgrassa benissimo e quindi questo è un topissimo. Questa linea, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo, lo sapete, ve ne ho parlato. Floppissimo, floppissimo che ho utilizzato, l'ho finito per tappeti e stracci per le cucce, insomma, quelle cose così, giusto per finirlo, per non buttarlo, perché è un prodotto inutile. È il Coccolino Sensazione Seta. La profumazione non era male, però, ragazzi, il nulla cosmico, acqua. Acqua, acqua, quindi come fosse niente. Peccato, spuma di champagne, profumo, lunga durata, igienizzante, azioni, deodorante, pavimenti. No, ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. Allora, la profumazione poteva anche andare. Sì, la profumazione non è male, però come si fa? Come si fa a fare questi prodotti? Poi, brillantante, lavastoviglie, limone di Coppe. Questo, ragazzi, credo che sia tra tutti quelli che ho provato fino adesso il brillantante migliore. Quando alterno brillantanti diversi, noto la differenza con questo. Coccolino XL, formato convenienza, ha i fiori di tiare e frutti di bosco. Allora, cosa dirvi di questo? Amore ed odio, perché nel corso del suo utilizzo, se mi direte che sono matta, ma non ho capito se mi è piaciuto o se mi ha fatto schifo. no, non mi è piaciuto. Detergente invece per le mani di Meyers, ragazzi, anche di questa linea ve ne ho parlato. Secondo me sono prodotti top, topissimi, prodotti eco, bio, vegan, tutto quello che volete voi. Ecco, secondo me, io che cerco comunque di trovare dei prodotti bio, eco, insomma, che mi possano piacere, ho notato che mi piacciono le linee che hanno dei prezzi superiori rispetto al normale. In questo caso mi è piaciuta tutta la linea di questa azienda. Questa nello specifico alla Peonia è stato un top. Ovviamente bellissimo anche il packaging, quindi lo posso comprare molto molto volentieri. La profumazione è stata topissima. Dash Simply, questo lo utilizzo per i colorati, ragazzi, li sto provando un po' tutti questi tipi di Dash qui, però la profumazione non è proprio nelle mie corde. Devo dire che per adesso mi sento di promuovere solo quello blu per i capi bianchi. Poi Orfea ammorbidente rigenerante concentrato. Questo, ragazzi, non l'ho pagato poco, però devo dire che questo non è stato male. I prodotti di Orfea costano parecchio, però non è stato male e la lavanda è una buona lavanda. Quindi, se lo volete provare, poi fatemi sapere. Poi, per non smentirmi, vedete, vi faccio vedere, comunque vi dimostro che provo sempre detersivi nuovi per quanto riguarda i capi, non
neri. Devo dire che non mi ha soddisfatta neanche questo di Uncas. Lo sappiamo che questi prodotti sono abbastanza costosi, insomma, quindi mi aspetto di vedere qualche differenza. Non l'ho trovato di più di un prodotto di basso costo, ecco, quindi tra i due, se devo scegliere, non scelgo questo che comunque costa molto di più, vado su detergenti, detersivi per i capi scuri più economici. La profumazione non è male, però ragazzi, devo dire che l'ho finito anche abbastanza in fretta, perché comunque è una confezione, sì, 750 ml, però no, direi proprio di no. Ecco, di solito quelle che io utilizzo, ragazzi, sono queste, quindi queste le compro e le ricompro. Sono pastiglie anticalcare, sempre per il bucato, ormai vi ho fatto una testa tanta così. Sapone per le mani preso da Aldi, ragazzi, ve ne ho lasciato un goccio. Questi sono dei sapone mani che sono molto liquidi, però quando si preme il dus dus, come lo chiamo io, esce fuori a mousse, una puzza tremenda. Anche questo lo boccio, ne ho bocciati altri nei video precedenti, ragazzi. No. Pastiglie di candeggina, queste ragazzi mi sono molto utili quando faccio la manutenzione periodica della lavatrice. Vi lascio qui in alto il video dove vi faccio vedere come le utilizzo, dove le utilizzo. Ecco, queste nello specifico mi piacciono molto messe in lavatrice per la manutenzione, oppure ne metto un paio quando faccio il lavaggio degli stracci. Ora, shampoo da ricetta biologica, miglio e avena, lavaggi frequenti, 100% bio con estratti vegetali, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, coccamide, DEA, PEG, SLES, SLS. Shampoo per lavaggi frequenti utilizzato da mia figlia e mio marito. Mia figlia mi ha detto che si trova bene, lei ha capelli tendenzialmente grassi, si è trovata bene, quindi questo devo dire che è un top, anche perché lei è molto rigida per quanto riguarda gli shampoo, quindi se mi ha detto che è top, è top. Poi ho finito questo profumo di Zara, Gardenia Deep Garden, Deep Garden. Ragazzi, questo profumo mi è piaciuto tantissimo, costato poco perché comunque è di Zara, però me lo sono praticamente bevuto perché è stato top 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 top. Questo io lo posso comprare molto 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 tranquillamente perché mi è piaciuto tanto. Vi consiglio di andarlo a provare se come me siete appassionati di profumi. Ultima cosa, vi faccio vedere, ragazzi, solo la confezione. Il bicchiere comunque era un bicchiere liscio, quindi io credo che con la confezione già potete farvi un'idea. Una candela Bollisius, sì, ragazzi, non so che cosa sia. Oud wood, wood so che è legno, oud non lo so, comunque ragazzi, di qualsiasi cosa doveva sapere questa candela, praticamente senza profumo, quindi ve la sconsiglio se cercate una candela profumata e pensate che questa profumi, perché non ha profumato. È bello il bicchiere, un bel bicchierone grande, quindi una bella candeluna, non è stata economica, ecco, questo sì, però ecco, la boccio in quanto viene comunque così proposta come una candela profumata, no, quindi è un top, no, è un flop. Ragazzi, sono sempre io, le mie papere ci sono anche nel 2022. Ragazzi, anche il secondo malloppone se n'è andato. Io per oggi ho finito qui. Fatemi sapere, sempre ve lo dico, se avete dei prodotti da consigliarmi, dei detersivi, o qui o su Instagram, vi lascio qui sotto il mio contatto. Non sono molto presente su Instagram, ragazzi, perché non riesco a seguire sia Instagram che YouTube. Poi io sono una che tengo molto
tutta la mia vita privata, quindi Instagram spesso impone di mettere la propria vita privata, quindi perdonatemi se non pubblico tantissimo, però lo sapete che ci sono anche lì, specialmente nei messaggi privati. Quindi se mi volete contattare, se mi volete scrivere, c'è la mail del canale che potete trovare comunque nel mio profilo, insomma nel profilo di questo canale, ma potete scrivermi anche su Instagram, perché mi piace interagire con voi. Voglio ringraziarvi di essere rimasti con me, mi raccomando iscrivetevi se ancora nel corso di questo video non l'avete fatto, e io vi aspetto alla prossima volta. Ciao ciao!